Allora, questo è un video un po' particolare perché usciamo dal mio, come dire, dalla mia comfort zone e parliamo di elettronica mista metal, perché il buon Marshmello, cioè, il non si vede niente. Ok, stavo dicendo, il buon Marshmello, produttore di musica elettronica, che scusate, vi ricordate per quelle hit rompiscatole che erano Happier, per esempio, e praticamente ha fatto uscire questo EP che si chiama Melodeath Volume 1. Questo EP di 5 tracce per un totale di un quarto d'ora all'incirca è molto particolare perché è metal, o meglio, cioè metà delle tracce, cioè due tracce sono metal, le altre tre sono elettroniche, però diciamo che sono molto pesanti a livello di suoni, cioè cattive, ecco, mettiamola così. E niente, è particolare, non me l'aspettavo da Marshmello, sinceramente. Poi io l'ho scoperto totalmente a caso perché su TikTok ho semplicemente visto questo suo TikTok dove parla di dove annunciava questo album che è uscito l'8 di marzo e mi ha stupito perché tutto mi aspettavo tranne quello. Mi aspettavo musica sia elettronica, EDM, ma non questo. Quindi boh, questo non so se lo caricherò oggi stesso, lo sto registrando, o lo carico domani, perché domani, che è il 15 di marzo, giorno in cui Denzel Crocker diventò più cattivo, e domani escono ben due album, sicuro quello di Corveleno e so che non ho capito male quello di Stabber. Quindi domani sicuro devo parlare di Corveleno perché sono abbastanza gasato, visto che hanno annunciato anche i featuring, c'è Night, Fibra, i Colore del Fomento, che vabbè, sono stati uno dei primi che hanno annunciato, e poi c'è anche Klaus Noire delle A, che comunque non sto parlando di gentaccia. Detto ciò, io vi saluto.